Allora, eccoci ben ritrovati alle nostre passeggiate d'arte. Come vi avevo promesso, facciamo un'analisi dei rimanenti templi dell'Acropoli di Atene. Quindi andiamo a vedere quelli che sono definiti come templi minori, quindi i Propilei, l'Eretteo e il Tempio di Atene Nike. Siamo pronti? Vediamo un po' cosa ci aspetta. Allora, qui possiamo vedere una sonometria di quella che era di quello che è l'Acropoli, con la suddivisione dei vari templi. Ovviamente in alto vediamo quello che è il Partenone, ma a noi interessano gli edifici sottostanti, quindi i Propilei, che è un ingresso, diciamo, monumentale all'area. Poi il tempio di Atena Nike e l'Eretteo. Ovviamente questi edifici vengono costruiti dopo il Partenone, anche perché poi ricordiamo che dopo la fine della guerra contro i persiani inizia anche la guerra tra Sparta e Atene, c'è la peste, insomma, tutta una serie di disgrazie rallentano i lavori di costruzione qua dell'Acropoli di Atene. Allora, partiamo con i Propilei, che l'edificio, diciamo, la costruzione che fa da ingresso. Infatti Propilei, Propylon, vuol dire proprio letteralmente ingresso. C'erano già degli ingressi, c'era già un ingresso monumentale databile precedentemente, ovviamente, al VII-VI secolo, ma non rispondeva più alle esigenze più monumentali, diciamo, della nuova Acropoli. Per cui viene costruito questo nuovo edificio altamente articolato nella costruzione, che è costituito da un corpo centrale con sei colonne doriche sulla facciata e all'interno era diviso da una parete a cinque porte con due vestiboli, di cui quello occidentale è più ampio, con anche tre navate separate da file di colonne ioniche. A questo corpo centrale si era addossato un ulteriore edificio porticato a tre colonne, che è denominato la Pinacoteca. Perché questo? Perché all'interno di questo edificio erano custoditi delle opere pittoriche molto importanti, tra cui quelle di Polignoto di Taso, di cui oggi non è rimasto praticamente nulla, ma lo conosciamo da numerose fonti. Quindi erano, diciamo, più edifici che andavano a formare questo ingresso monumentale trionfale verso l'Acropoli. Il secondo edificio di cui volevo parlarvi è proprio il Tempio di Atena Nike, che sorge accanto ai Propilei, viene edificato solo dopo la morte di Pericle, quindi siamo intorno all'ultimo quarto del V secolo. È un edificio molto piccolino, diciamo, ad unica cella. È un tempio ionico, sempre in marmo pentelico, con quattro colonne sulle due facciate e, come dicevo prima, ad unica cella. La statua di culto non è arrivata fino a noi perché costruita in materiale deperibile, probabilmente legno, ed era appunto la statua di Atena Nike, portatrice di vittoria. Questo appellativo che viene dato alla divinità era un appellativo che inizialmente doveva sottolineare un po' le caratteristiche guerriere della dea. In realtà poi col tempo prevale l'aspetto più come di protettrice, scusate, della pace, più che di guerriera in sé. Per quanto riguarda la decorazione del Tempio di Atena Nike, abbiamo anzi un unico fregio continuo che corre su tutti e quattro i lati, dove abbiamo una decorazione di lotte tra greci e orientali, proprio per i recenti avvenimenti della guerra contro i persiani. Alla fine del V secolo viene probabilmente costruita una balaustra che recingeva il tempio su tre lati e chiudeva un po' quest'area del tempio, e questa balaustra era decorata con un corteo di Nicai, che passando davanti ad Atena portavano toghe a sacrificio e trofei per le vittorie sia terrestri che navali. Concludiamo questo giro molto veloce rispetto a quello che era stato il Partenone,
Con l'Eretteo. Allora, la costruzione dell'Eretteo ha anche avuto diversi stop, un po' come anche gli altri edifici di qui sopra, e la costruzione definitiva viene portata a termine proprio alla fine del V secolo. Ha diversi edifici addossati, è un po' multiforme, un po' come i propilei iniziali, ma possiamo dire che il corpo principale è costituito da un tempio ionico con sei colonne sulla fronte, e che era un po' la camera d'accesso alla cella dell'Atena Polias, cioè l'Atena cittadina, dove era conservata l'antica statua della dea. E sul lato nord, invece, c'era un vestibolo con quattro colonne ioniche sulla fronte e una su ciascun lato che doveva racchiudere il segno del colpo del tridente di Poseidone, perché, come ricordiamo, la città di Atene ha come divinità protettrice la dea Atena, scusate. Ma il mito vuole che questa città fosse stata contesa tra Atena e Poseidone, che scaglia il tridente per trovare la fonte d'acqua, ma poi i cittadini di Atene scelgono appunto Atena come divinità protettrice. Tornando alla descrizione dell'Eretteo, sul lato meridionale del nostro edificio, appunto, sorge forse il monumento più importante, che è poi quello che vediamo in foto, che è la Loggia delle Corai, la cui trabeazione è sorretta da sei statue femminili, che sono le cariatidi, oggi sostituite con copie. Gli originali sono divise tra il Museo Archeologico di Atene e il British Museum. Adiacente all'Eretteo ritroviamo il Pandrosio, che conteneva l'ulivo di Atena, che secondo la tradizione era nato in una sola notte dopo la distruzione persiana. Quindi collegamento sempre al fatto che la città fosse tutelata da questa divinità che proteggeva appunto la città di Atene. Eccoci qua, allora, alla fine del viaggio abbiamo concluso tutto il viaggio per quanto riguarda l'Acropoli di Atene. Viaggio in due puntate, avete visto che le cose da dire sono sempre tantissime, cerchiamo di stare nei tempi ridotti, diciamo. Allora, spero di essere stata abbastanza chiara. Come sempre, mi scuso per la mia pronuncia del greco, che è terribile, lo so, no, ma non avendo fatto il classico, è così. Partecipa anche attivamente la mia gatta, che è qua. E niente, come sempre, se ci sono delle cose da aggiungere, particolarità, qualsiasi cosa, mi scrivete, attivate la campanellina e ci vediamo al prossimo video. Ciao!